Ciao a tutti e bentornati su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Epoch in compagnia di Gabri. Ciao! Proviamo questo gioco che è un Souls-like, Zelda-like, Metroidvania-like, grafica un pochino pixelata, un po' grezza, però simpatico. Allora, prima, diciamo, analogia con Dark Souls, sono questi messaggi che vediamo scritti a terra, che è possibile acquistarli e piazzarli dove si vuole. Quello che noi andiamo a fare è esplorare il mondo, una sorta di battaglia bene contro male. Siamo appena fuggiti da una prigione sotterranea, portati via da una barca, guidata da un individuo incappucciato. Vi faccio vedere subito, poi Gabri mi aiuta perché ha seguito molto di più di me i dialoghi con gli NPC. Col tasto Q apriamo il nostro inventario, vediamo quello che al momento abbiamo equipaggiato con la lettera E. Tu hai preso Io ho fatto un l'armatura. nano guerriero. Ok, io invece ho preso l'umano. Ecco, ricordiamo, ci sono mi pare 5-6 razze diverse. Dai classici nano, elfo, umano, fino agli orchi e qualcos'altro di. Sì, c'era tipo il mostro, tra virgolette, che era un umano trasformato, tipo licantropo per intenderci, con quel tipo di umani, ecco. E ognuno ha le sue peculiarità. L'umano mi pare che sia bravo a curare o più portato comunque per healing. Col tasto Q dicevo, apriamo l'inventario, vedete che il tasto con la lettera E mi segnala quello che ho equipaggiato, quindi l'armatura pesante che vabbè non si dice molto un mago, il cappuccio e gli stivali da mago. In mano col tasto, mi viene sempre tasto e la lettera L ho messo il Woodstaff, quindi questo bastone che lancia questo incantesimo. Qua sotto la fiamma possiamo piazzare le rune che troviamo in giro per i chest che si trovano nei vari livelli. Abbiamo trovato praticamente lo splash entrambi, che andiamo a trascinare in alto, l'ho messo qui nel tasto 1 e ci fa questo, ci va a consumare mana. Poi non so perché qua mi dice che ho 8 utilizzi ancora, quindi non so se siano limitati o vadano ricaricati ogni tanto, non lo so. L'ultimo tasto invece è quello che dà veramente una svolta al nostro personaggio, cioè noi quando saliamo di livello, quando troviamo delle essenze che sono fondamentalmente dei punti esperienza gratuiti, li possiamo andare a piazzare qua. Io ho preso per sbaglio due volte Vampiron, quindi rubiamo la vita al nemico quando lo attacchiamo. E poi ho preso anche allora, uno di fuoco, quindi faccio anche danno da fuoco e ho preso anche Thinker, cioè il recupero del 5% superiore del mana. Tu cosa hai preso? Io ho preso il primo che fa, per sbaglio, che fa danno agli avversari senza armatura. Ho preso anch'io il vampiro e ho preso l'ultimo della categoria arancione, diciamo, quello che è Assault, che incrementa la velocità di attacco. Adesso ce n'ho lì ancora un paio di punti che potrei prendere, un po' di punti ferita che male non fanno mai. E altro da dire qui, vabbè, subito usciti dal primo dungeon, ci ritroviamo in un ambiente che ricorda molto quello di Dark Souls, appunto perché abbiamo qua sopra una porta che apriremo forse alla fine del gioco. E la porta dei cieli, ecco. Mentre invece ai lati troviamo delle strade che possiamo prendere, ma che effettivamente non sappiamo che cosa nascondono. Qua abbiamo un'incudine su cui possiamo, andando a premere il tasto Q, andare a combinare degli oggetti. Adesso io provo a combinare la spada e la lancia e mi dice fallito perché non sono oggetti combinabili, mi pare servano due oggetti uguali. Poi Sì, lo dice qua nel cartello. possiamo spendere anche un punto esperienza, portare uno dei nostri oggetti, è quello che faccio adesso, magari qua sopra il più. E lo facciamo salire di livello, infatti è diventato più potente, è un'intelligenza 2, cioè è più potente il mio bastone in questo momento. Quindi ho speso l'unico punto che avevo e vabbè. Poi è possibile saltare, cioè diciamo sprintare, più che saltare, è possibile
abbassarsi, quindi passare sotto i muri, cioè passare sotto nei tunnel, scoprendo così passaggi segreti, ed è possibile anche rimbalzare addosso il muro, addosso al muro, ecco così, quando siamo un po' in difficoltà in combattimento. O anche fare il dodge sempre con la maiuscola e Esatto. rotoli e schivi. Esatto, e qui ricorda sempre di più quel gioco lì. Non so, che direzione prendiamo? Facciamo vedere un po' di gameplay. Volevo provare ad acquistare la runa della cura qua sopra. Ah, ecco, giustamente. Io sono, vediamo, tasto Q, vedete quello che vende lui. Questo vendor qui, questo, lo shop item. Però non avendo punti non la posso No, comprare. infatti potevo prendere il e quindi fare il curatore. Vabbè, iniziamo ad andare, vediamo cosa riusciamo a fare. Andiamo giù di qui e vediamo. Quando si esce e si rientra da un livello, i mostri ovviamente rinascono, eccetto i boss. Qua c'è un altro venditore. Stavo vedendo infatti che vende. Il Fire Staff non sarebbe male, costa 75, mi servono ancora 50 gold. Andiamo a far soldi. Andiamo di Vediamo qua. cosa succede. Giù di qua. Vediamo il Ecco. cartello che ci dice. Danger, ecco. Entra a tuo rischio e pericolo. Entra pure. Vado. Le caverne oscure. Ok, non si vede niente, ma qui ci abbassiamo. Sono ostici i mostri qua, eh. Eh sì, aspetta che sono stanchissimo. Ecco, questa sarà il solito pavimento, bisognerà correrci sopra. No, perché non ti lascio andare. Ah, però poi si possono Ah. Ma la cosa che non distruggere. capisco è che a me ogni tanto non spara e non so perché. Sarà che sei stanco o hai finito il mana? No, no, il mana ce l'ho. Vabbè. Non mi piace quel super ragno che c'è lì in basso. Aspetta che do un'occhiata, riprendo in mano lo staff. No, non mi spara proprio. Non mi spara più i Ciò che colpi. arriva. Non so che problema ho, ma non sparo. Quindi direi che shifto velocemente a spada e scudo. Al momento vengo anch'io così. E quel ragno lì, bel problema. Ma dai. Ah no, non è morto. Adesso sì. Ok, sì, il mio mana è stato sostituito dal fiato. Almeno lo sto usando molto più di prima. Occhio. Quando uno Sì. muore deve essere resuscitato dal Sì, compagno vai. ancora vivo. È morto? No. No. Merda! Via, via, via. Aspetta. Sono quasi morto. Che se notate in alto a sinistra c'è il mio cuore che è praticamente finito. Sono praticamente morto. Premo F, bevo la pozzoncina. Ok, sono tornato. Vediamo se riesco a usare questo. Ok, ho usato la runa, quell'attacco premendo il tasto 1. Aspetta che È io bello qua che il gioco tiene sono. conto anche Ah! dell'angolo di visione del personaggio. Occhio che qua Se caschi, eh? Dove c'è il nero? ci. Sì, ce la facciamo? No, probabilmente no. Bevo una pozione, magari. Pozioncina. Ok. Ero anche avvelenato. Morto. Merda. Scappa! Inseguo! Scappa! Ah, guardati lì, fantasmino. Divento Vai. tipo Pac-Man. Eccolo lì, sono morto anch'io, you died.
Classica scritta. Ma siamo tornati praticamente all'inizio. Io sono qui alla porta. Mi ha fatto tornare nel dungeon quello. Ah, perché forse non avevi salvato qua sul. È un bel problema. Adesso vedo di uscire il più velocemente possibile da questo posto. Questo, come vedete, è il dungeon iniziale. Cerco di ricordarmi. Ok, no, dovremmo esserci comunque. Queste sono le essenze che si trovano all'inizio. Vediamo. Ok, e questo è il nostro tassista che ci porta all'inizio del gioco. Poi vedrò di salvare perché sennò poi rifare questa cosa e lasciargli una moneta ogni volta. Ok, eccomi qua. Allora, se vuoi salvare è davanti al negozietto, quello lì. Negoziato è una parola grossa, ma Sì, beh. allora, Proviamo, andiamo su di qua. Proviamo ma un'altra. sì, prendiamo un'altra direzione. Ah, aspetta che c'è da leggere. Fire, walk with me. Vabbè, andiamo. Qui dice È la tana dell'orso. chiuso con la magia lì. Vabbè, andiamo avanti. Ah, un boss subito così proprio. Con anche il dialogo e ci dà degli idioti. Adesso funziona il bastone, ma non ho abbastanza mana. Via, via, via! Ottimo. Si dice che guarda il cielo, è molto blu. Ok. Sì, non c'è nulla qua, andiamo avanti. Era un falso albero, bastardo. Dobbiamo fare attenzione, Ecco. eh. Eh sì, è Anche questo. un'altra. Ah, qualcuno ci ha lasciato un messaggio e ci ha detto c'è un muro finto. Sì, bisogna devi inchinarti. E Ok. c'è un anello. Aspetta che. Ah, aumenta la rigenerazione del mana, della stamina, molto bene. Ecco, vedete qua l'anello. Lo prendo, esco, Q di nuovo, equipaggiamo anche l'anello. Perfetto, ottimo. Qui c'è una nota. Poi vabbè, quello che ricordo da Zelda è questo. C'è un omino da salvare. Una nota anche qui. Ah. Ci sta facendo una proposta. I cultisti, Ah, solito. sì, solito prigioniero dei cultisti praticamente. Meno, a quanto dice dietro di lui c'è probabilmente la Fire Essence, quella che infatti ci blocca alcune strade. Sì, nel dungeon iniziale c'era una via che era bloccata da, non mi ricordo cosa, ma chiedeva appunto il fire. Dalle Dalle radici. radici! Dalle radici, giusto. Beh, andiamo Infatti dice avanti, che ci dai. dà una gemma che può essere, può incantare le armi col fuoco. Ecco qua, il bastone a me ha già smesso di funzionare. Non mi spara già più, ma io non credo sia un bug, credo sia proprio, non so, intorno alla spada. Con chi stai parlando? No, stavo guardando una cosa nell'inventario. Qua c'è i cultisti. Ecco, tipo questa. Eh sì. Dice che è bloccata dalle. Ocio, ocio. Ah! Ci siamo.
Siamo Non... bloccati a vicenda. Aspetta che adesso ti libero. Tu non muoverti, fantasma. Ti sto risuscitando? No, che arrivi No! anche tu. Devi schiacciarla E, ok. Ok. Era così fermo, immobile. Era un po'... sì. Ah, qui siamo... Porco cane, qui siamo tornati all'inizio. È Ah, ma qui c'è il one way. passaggio segreto, eh. Guarda qua. Sembri uno dei cultisti, sappilo. Ah, aiuto! Lo so. Occhio che danno, ti spingono anche indietro, quindi bevo la pozione, che non serve a niente perché sono... Siamo ancora vivi. Valutare No, per una magari chiave. prima facciamo fuori quello di là. Vieni, vieni qua, vieni qua. C'è la Fire Essence. Cioè, c'è un'essenza qua. Ok, essenza rossa, un punto esperienza. Apro il forziere. Aspetta che non capisco. Si capisce? Ah, è locked. Anche questo è chiuso. Anche questo è chiuso. Tutto chiuso qua. Allora, ah, ok. Se vogliamo andare là. No, Non fare attenzione non... stavolta. Ok. Ah, vai di là? C'è una Eh sì, c'è porta. un'essenza. Ah, ok, un'altra essenza. Così posso imparare incantesimo di cura. Ah, c'è un passaggio segreto qua. C'è un negozio. Cacchio, sono caduto. Da che arrivo. Ho saltato il primo e sono fatto proprio canestro da tre nel secondo. Ok, adesso che rivivi. Vai, abbassati e vai qua, che c'è il negozio. Vende Covenant of Blood Fireball. La compro. Comprata. Una barca di soldi, non so perché. E dai, buono. Adesso tasto esco intanto. Tasto Q, rune. No. Questa la trascino qui. No, drag. Ah, click to learn. Ok, va qui, vedete? Tasto 2. Sì, ho capito che devo trascinarla qui. Perché non posso? Vai Non un me la... cooldown, cosa? Non lo so, non me la fa prendere. Me la fa applicare. Questo sa... Ok, aspetta che ci riprovo. Una nota dei cultisti che dice che c'è un pannello segreto nel main, nell'atrio principale. Se vuoi oltrepassare la trappola degli arcieri che hanno. No, un pugnale no. Questo è un craft, un enhancing qualcosa. Ah, si Quindi... può incantare con i cristalli, ok. No, era one way. Non posso tornare indietro. E sono tornato di nuovo da questo. No, ma aspetta, vieni indietro. Tu vieni qua. Puoi passare qui sotto. Oppure ecco, anche così te la tengo aperta io, se no. Ah, ok. Mamma mia. Di là dici che si può andare una Eh figata. sì.
No, è una finta. Vabbè, mi resusciti. Ah, vero che non bisogna muoversi. Ok, dai, vai. Qua è la tua roba di fuoco sarebbe. E se riuscissi a capire, perché con la Q, ok, no, non so neanche cosa ho fatto, ho buttato a terra qualcosa, no. Vabbè. Non ti è comparsa di là nelle rune in Ma parentesi? nelle rune ce le ho, sì. Il problema è che non me lo importa. Dragaun, here to hot slot it. Ho capito, però. Non me lo fa fare. Boh, sarà magari qualche abilità da prendere per avere più slot? Do un'occhiata all'abilità. Salto è sotto intelligenza, ma... Ah, oh, adesso sì, lo fa, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Ok, vado col fuoco? Dimmi un po' dove. Aspetta, aspetta, aspetta che sono infilato. Sono tutte strade a one way. Ti aspetto o lo provo? No, dai. Sto arrivando, sto arrivando. Perché poi, come Credo. vedete qua, sotto il fuoco... Dice che il fuoco batte legno e perde con l'acqua. L'acqua batte il fuoco ma perde contro il legno. È tutta una fabbricata sasso. Vado, Prova. eh? Eila! No! No! La trafola! Sei La morto anche tu? No, ciafola. non sei morto tu. No, ti ho visto cadere. Allora, adesso vado di corsa, ok. Ah, poi il loot lo prendiamo tutti, quindi. C'è una headband. Torno indietro, posso provare ad andare io. No, mi blocchi così. Vada, vada. Ma c'è anche. C'è una super alabarda. Sì? Maledizione. Non dirmi che devo venire di là, sì. Ok, È certo che devi venire di qua. adesso do Vada. un'occhiata anch'io. No, non c'è la super alabarda. Ok, niente. Andiamo via. Spostati da lì. Ok. Ok. Occhio. Ah, che pirla. Mi hai tolto il coso, pensavo di passarci. Adesso. No! Vabbè, oh, vedremo Era poi. No, destino. infatti. Niente, questo è Epoch. Simpatico, forse un filino, non lo so, grezzo, però nonostante questo è divertente, quindi mi sento di consigliarvelo. Ci si connette tramite IP diretto. Quindi un amico Osta mette nelle opzioni la possibilità di aggiungere nemici amici o nemici tramite IP e vi unite, giocate in due, divertente, lo trovate su Steam, adesso non mi ricordo quanto costa più o meno sulle 15 euro, mi pare. E, simpatico, ha avuto un po' la sfortuna di uscire in contemporanea Salt and Sanctuary, però sono due giochi un pochino diversi perché questo comunque ha la cooperativa, Salt and Sanctuary no. Fatemi sapere che cosa ne pensate e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay, speriamo in qualche altro gioco cooperativo perché qua ci si diverte.
Alla prossima. Ciao ciao. Ciao ciao.